Lick, ben ritrovati miei cari avventori dell'Isola Barcalcio. Giorno dopo di Salernitana Bologna finita con il punteggio di 1-2 a nostro favore, 3 punti dunque, 3 puntazze in saccoccia in classifica che ci stanno proiettando al quarto posto in coabitazione con la Roma, che nella serata di ieri è andata ad impattare sull'1-1 con la Fiorentina. E apro subito, visto che ne sto parlando, una parentesi a chi mi chiedeva ieri in live: dottore, mi dia un pronostico di Bologna-Roma. Io ho detto a lui: a Roma deve ancora giocare, deve passare una settimana di acqua sotto i ponti, ne scorre. E ho risposto: è impossibile dare un pronostico a quella sfida, lo faremo eventualmente arrivando in prossimità di Bologna-Roma. E infatti, guardate ieri che cosa è successo in Roma, Fiorentina, infortunio di Dybala, non ci sarà col Bologna. Espulsione di Zaleschi, non ci sarà col Bologna. Infortunio di Azmoun, probabilmente non ci sarà col Bologna. Espulsione di Lukaku, non ci sarà con il Bologna. Ieri si parlava per l'appunto e rispondendo dicevo: l'attacco della Roma composto da Dybala, Lukaku, lo temo assai, sarà un bel banco di prova per noi. Dybala e Lukaku non ci saranno contro di noi, questo va detto, ma va altresì detto che comunque la Roma ha una rosa veramente lunga, ampia, e citando e tornando dunque a parlare di noi, citando Thiago Motta, sarà per la Roma opportunità per qualcun altro di dimostrare di poter valere la titolarità. Quindi bisognerà fare molta attenzione. Tornando invece a quanto successo ieri, è successo qualcosa a cui auspicavamo, ovviamente, cioè andare là a Salerno e prenderci 3 puntazzi, ma come ce li siamo presi, offrendo un primo tempo veramente sfavillante. Siamo andati là e citando qua Thiago Motta, fine partita, dice: il nostro obiettivo è quello di dominare per 90 minuti. In Serie A non è mai facile farlo, e neanche uno stadio come quello a Salerno, ma ieri, già mettendo dal primo minuto Nicola Moro al posto di Abisher, era un chiaro segnale che la partita si voleva aggredire dal primo minuto. Poi certo, in campo ci sono anche gli avversari erano in una situazione, e più che mai adesso, veramente tremebonda, e dovevano comunque battere un colpo, e l'hanno fatto prima con Simi e poi fortunatamente con nessun altro. Ma come dice Thiago Motta stesso, abbiamo rischiato anche di pareggiarla e sarebbe stato ingiusto per quello che si è offerto in campo, ma questa volta siamo stati bravi a soffrire, a ricompattarci e a portare a casa il risultato positivo. Chiedono dell'errore di Ferguson, quello davanti alla porta, che poi in realtà vorrei sottolineare come sì, ovvio, un errore nel senso non ha fatto gol, però bisogna anche sottolineare che in quell'occasione il portiere avversario è stato bravo, perché Kostil in realtà, il portiere salernitano, quella palla l'ha parata, non è che l'ha tirata sul palo o fuori indirettamente Ferguson, gli è stata parata. Dunque, ok, non, secondo me è anche ingiusto parlare di errore di Ferguson, perché la parata è stata veramente importante e difficile. Certe volte ci sono anche dei miracoli. Io, più che errore di Ferguson, parlerei di miracolo di Costi in quell'occasione. Detto questo, Thiago Motta dice: ieri era nostro capitano e ha il diritto anche lui ogni tanto di commettere errori. Ha sempre un atteggiamento fantastico, ha trascinato i compagni, dice, quindi non può dire niente su Ferguson, e anzi aggiunge una cosa che quasi inaspettatamente afferma, non me lo sarei mai aspettato: quando Ferguson dice non è sul terreno di gioco, perché ci sono volte in cui vorrei farlo rifiatare, tra parentesi, è uno dei pochi che praticamente non è mai stato sostituito, non lo faccio, dice, perché mi sento più sicura ad averlo sul terreno di gioco piuttosto che fuori. Dunque è un privilegio avere un ragazzo fantastico come Ferguson, afferma Thiago Motta, che quindi rilascia parole veramente al miele per questo centrocampista offensivo di cui noi ormai tutti conosciamo e non possiamo che sottolinearne le doti veramente importanti. Poi gli chiedono dell'arbitro
altro delle mancate espulsioni, una su tutte quelle di Dia, perché Dia era da rosso, non esistono interpretazioni differenti da questa. Boulaye Dia ieri doveva essere espulso, non è stato espulso e la partita ovviamente ha preso inequivocabilmente, inevitabilmente, ineluttabilmente una direzione diversa da quella che altresì avrebbe potuto prendere. Poi magari 10 contro 11 la Salernitana si avrebbe battuto 4-2, non lo so, non lo sapremo mai, ma Boulaye Dia era da rosso diretto e invece non è stato, fermo restando che secondo me c'era anche un altro rosso, mi pare di ricordare Castanos, che colpisce fuori dal campo in maniera assurda e violenta Selemakers, che ieri è stato oggetto veramente da parte dei giocatori della Salernitana di un tiro al bersaglio che obiettivamente poco ho capito. E che, parlando di Selemakers, visto che lo si è criticato in queste ultime settimane, oserei dire quasi mesi, io invece ieri voglio sottolineare la prova bellissima che ha fatto. E dunque, se fosse sempre così, Selemakers sarebbe veramente un valore aggiunto, perché è un giocatore che taglia e cuce il gioco, si propone anche in fase di copertura, oltre che offensiva. Poi certo, molte volte negli ultimi metri perde di lucidità, come d'altronde anche il suo compagno di reparto dall'altra corsia, Ndoye, che ieri tra l'altro ha fatto una prova abbastanza incolore. Quindi insomma, Selemakers, a me è un giocatore che in realtà piace, è certe volte un po' fumoso e fumantino, ma ieri si è comportato bene sia da una parte che dall'altra e secondo me ha fatto ampiamente il suo, fosse sempre così. Poi chiedono a Thiago Motta perché sia stato levato Zirkzee dal campo e prima di rispondere dice: atteggiamento fantastico, ha fatto due gol, ha lavorato per la squadra, poi l'ha visto stanco e ha preferito mettere Van Hooijdonk per attaccare meglio la profondità e appunto cercare di tenere alto il baricentro che inevitabilmente si stava abbassando. Ci siamo riusciti mettendo in campo Van Hooijdonk, questo lo aggiungo io? No, però l'intenzione di Thiago Motta era questa e quindi a giustificare la sua mossa. Orgoglioso della squadra Thiago Motta, non del quarto posto, nel senso che bisogna sempre pensare alla prossima partita e dunque bisogna già proiettarsi con la Roma, non bisogna guardare la classifica, perché se il Bologna, e qui cerco di tradurre la filosofia di Thiago Motta, dovesse accendere il televideo e guardare la classifica, potremmo soffrire di vertigini in quanto essere compagine al cui interno vi sono componenti che non sono abituati a tale altura. E sapete, sembra strano quello che sto per affermare, ma è così a mio modo di vedere, di pensare. Arrivare lassù è difficile, ma non poi così impossibile. Il difficile e l'impossibile è rimanerci. Allora, secondo me, Thiago Motta, proprio perché siamo una compagine a cui non siamo abituati, a quelle vedute dall'alto, vuole fare in modo, e a questo punto io penso davvero, dica ai giocatori di non guardare la classifica, perché uno, perché è inutile obiettivamente dal punto di vista di allenatore giocatori, ok? Non dal punto di vista dei tifosi, cerchiamo di scindere. Perché appunto emettere una pressione aggiuntiva è soprattutto inutile. Perché? Perché siamo alla 15ª giornata giocata, la prossima è la 16ª, mancano ancora 15, se non erro, 4 partite al fine del girone dell'andata, ma soprattutto un campionato è fatto di 38 match e obiettivamente guardare la classifica e crogiolarsi al sole perché momentaneamente siamo quarti può essere una cartina tornasole che è un'arma a doppio taglio. Allora, nel dubbio, forse è meglio non osservarla, mentre quello che bisogna osservare è studiare l'avversario, il prossimo che avremo, appunto la Roma di Mourinho, che sicuramente verrà a Bologna e piazzerà con tutta probabilità un bel pullman davanti alla porta e cercherà di contro ripartire per farci male. Dunque, se all'apparenza, viste le tante assenze che abbiamo enumerato ed elencato all'inizio di questo video, potrebbe sembrare una partita più semplice del previsto, io dico attenzione, perché rischia di diventare una partita nervosa, come sempre sul filo dei nervi Mourinho vuole metterle, e
dove il Bologna dovrà cercare probabilmente di fare lei la partita e stare dunque attenta però a non scoprirsi contestualmente perché loro saranno pronti ad insinuarsi in ogni buco che verrà loro offerto. E dunque bisognerà fare una partita intelligente, equilibrata, come d'altronde Thiago Motta so di per certo preparerà e non cadrà nel tranello che verrà preparato da José Mourinho, tutt'al più che Thiago Motta lo conosce, è stato nel suo spogliatoio all'epoca, no, del triplete dell'Inter, e dunque possiamo, sotto questo punto di vista, dormire ancora più tranquilli proprio per questo motivo. Bene, io dico un Bologna veramente che ci sta facendo a noi tifosi sognare, che sta veramente macinando punti e prendendo la posizione in classifica che ci compete, anche se sicuramente avremmo potuto avere, come sappiamo, punti in più che ci sono stati levati dal fato, ok? Dal fato ci sono stati levati, potevamo arringare anche le caviglie al Milan, che adesso sta davanti a noi a 29 punti, noi invece ne abbiamo 25. Se ci pensate alla prima di campionato, dove il Milan ha battuto noi del Bologna, è proprio quella la differenza tra noi e loro. Perché se quella partita fosse finita anche semplicemente in pareggio, non voglio dire noi la si fosse vinta, noi avremmo 26 punti, loro ne avrebbero 27, e voi capite che la differenza sta tutta lì. Poi se l'avessimo vinta addirittura saremmo noi sopra. Quindi pensate che campionato che si sta facendo, al netto appunto delle ravvisaglie arbitrali che sappiamo tutti esserci stati, siamo praticamente subito dietro all'Inter e alla Juve, che obiettivamente stanno ammazzando il campionato, stanno macinando punti, ma noi saremmo lì. Siamo la quarta barra terza forza del campionato alla quindicesima giornata giocata, per ciò che è stato visto sul campo in termini di risultati, di presa di risultati. Poi certo, si può essere più belli da un punto di vista stilistico, ma d'altronde no, si diceva che Sarri, ad esempio, tanto per citarne uno, fa il bel giuoco, il bel calcio. Poi guardiamo che cosa sta ad esempio capitando alla Lazio. Io dico, nel calcio di oggi bisogna essere efficaci ed efficienti, saper fare le cose giuste a secondo del gruppo a cui hai alla mano e a disposizione. E a mio modo di vedere, Thiago Motta, da questo punto di vista, è un allenatore molto intelligente, che sta facendo veramente fruttare al 110% il materiale che ha a disposizione qua nel Bologna, e sta conducendo il Bologna veramente in una maniera quasi ottimale, se non ottimale, per l'appunto. Questo è il mio parere. Quindi complimenti a Thiago Motta, complimenti ai ragazzi del Bologna, complimenti alla dirigenza che quest'estate ha seguito sicuramente i dettami di Thiago Motta stesso e fatto diventare Sartori il cervello, no, della situazione, e sono riusciti a trascinare anche l'altro 50% di componente che sta in dirigenza, e in più il presidente, che ieri non era presente purtroppo, ma che dovrebbe esserlo già di nuovo a ripartire con Bologna-Roma per l'appunto. Michele Vittori, ovviamente fate queste cosine qua, iscrizione al canale, condividerlo e lasciare il vostro mi piacino, va bene, permesso concesso, grazie, attivate il campanello pastorale perché verrà annunciata a breve una live, come detto ieri in live, tra appunto il 14 e il 24 faremo una live di Natale dove ci scambieremo opinioni, regali, tutto, potete partecipare, insomma ci divertiremo a iosa, quindi non mancate. Che adesso con largo anticipo vi dirò quando la facciamo e voi vi dovrete tenere liberi. Ok? Bene, campanaccio, e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchiera da bar, sorbole, che bel Bologna, tre puntazzi, tutti pazzi per i tre puntazzi.